un reparto più delicato in una squadra, ma diciamo negli ultimi tempi, anzi nei penultimi tempi, anche per dell'Avellino che da 5 giornate facendo degli scongiuri ha incominciato a trovare la quadra giusta. Però ecco, inserirsi in un discorso non solo tattico ma anche diciamo umano, come lo vede, insomma, lei che è nuovo e soprattutto in questo poco tempo, in che modo ha giudicato questo sicuramente nuovo feeling, questo nuovo rapporto con i compagni e soprattutto anche con l'allenatore? Ma sicuramente ci vuole la disponibilità da entrambe le parti, da me che arrivo comunque in un gruppo, in una squadra che le ultime 5 partite ha fatto 5 vittorie, concedendo anche poco, quindi sicuramente ci vuole disponibilità a inserirsi e adattarsi subito comunque alle situazioni tattiche che chiede il mister, perché c'è poco tempo, sabato c'è subito una partita importante, quindi non c'è tempo di stare lì a pensare a fare, bisogna lavorare, devo apprendere il più possibile le richieste del mister e trovare subito il feeling col mio reparto. Senti, ieri in un ruolo delicato, almeno è stato la prima parte di stagione dell'Avellino, se ti hanno scelto vuol dire che puntano fortemente su di te, tu sei pronto insomma a offrire il tuo contributo, non devi farti insomma gravare questa responsabilità, immagino che l'esperienza necessaria, non per caso giocare tutte le partite titolare in giorno di andata, dovrà sopportare questo peso. Ma sì, sicuramente, uno le responsabilità se le deve creare se stesso, nel senso che comunque uno deve scendere in campo pensando che ogni partita può essere l'occasione della propria carriera, della propria vita. Sicuramente arrivo in una squadra, ripeto, non voglio parlare delle partite dove casomai non si ottenevano risultati, però comunque le ultime 5 partite anche la difesa ha fatto bene, quindi sicuramente sono venuto a dare un aiuto e sono pronto ad affrontare questa avventura. 20 giorni fa stavate sia a te che a Panera giocando contro l'Avellino, ecco, adesso venite a giocare con una nuova maglia, ecco, ve l'aspettavate 20 giorni fa quando stavate per compiere la grande impresa che poi è sfumata a 5 minuti dalla fine? Ma come è maturata questa trattativa? Io dico la verità, sono onesto, comunque ero in trattativa con l'Avellino già da tanto tempo, nel senso già sapevo della situazione, quando il mio agente mi ha chiamato e mi ha detto comunque che c'era la possibilità di venire qui, sono rimasto contentissimo, lo dico. Anche se non dimentico i 6 mesi passati lì, perché comunque sono arrivato in un gruppo anche lì che mi ha fatto sentire subito a casa, ho passato comunque 5 mesi intensi, purtroppo la classifica non ci ha aiutato, però se sono qui ad Avellino e anche ai 5 mesi passati lì, grazie al mister, grazie ai miei compagni, e comunque mi hanno dato la possibilità di dimostrare il mio valore. Ma sì, io l'anno scorso a Pescara, ecco, tutti i playoff l'ho giocato a sinistra, anche in campionato qui gioco a sinistra, non ho problemi, anche difensore centrale ho giocato l'anno scorso, quindi non mi metto a disposizione.